Buongiorno ragazze, dico buongiorno a tutti, ragazze, perché ci sono più ragazze, ecco. Oggi facciamo le pulizie, le solite pulizie. Adesso intanto faccio il letto e dopo andiamo a pulire. Allora, ho qualche macchiolina sul lenzuola perché Andrea quando si fa la barba o quando si taglia i capelli praticamente ne ha tanti neri. Ogni tanto tocco qualcuno. E dopo succede che ho qualche macchiolina tipo così, vedete. Allora, ieri sono passata a Tigotà, ho comprato questo qua. Smacchiatore, non vi so dire cosa, però quello che costava meno, non so il costo di questo qua, però costa meno di Vanish di sicuro. Niente ragazzi, vado con questo. Allora, dopo passo con l'aspirapolvere dappertutto.
Mi sono dimenticata di mettere la scopa elettrica in carica. Si è scaricato purtroppo. Niente, va bene, vado con lo swiffer. Ah, ho ricomprato anche questo, ragazze. Questo è il detergente per legna per far prima, ecco. Ho preso questo perché dura di più che le bombolette spray. Non ricordo come si chiamano. Comunque sì, ho preso questo, dura di più.
Ah, un'altra cosa, ragazze. Siccome non ho trovato il mio spruzzino, quello che uso di solito, ho comprato questo. Non so com'è, adesso lo proviamo. Dovrebbe, perché quello era con l'ammoniaca e puliva bene. L'ammoniaca, anche questa, proviamo. Spruzzino che avevo fatto un'altra volta con l'ammoniaca non mi piace perché lascia l'uomo, ragazze. Cioè, almeno io li vedo, ecco. E adesso proviamo questo, vediamo come va. Allora, per la prima cosa che mi sono accorta di questo spruzzino qua, comunque si chiama Genio Più, con ammoniaca, però non si sente l'ammoniaca, sento un profumo di fiori, infatti qua c'è scritto Active Deo, si sente proprio l'odore di fiori, ma delicato, eh. Thank you.
Lascio reagire intanto. Allora, siccome un'altra volta avevo fatto questo spruzzino qua che c'è un po' d'ammoniaca con l'acqua, non lo butto via, lo metto direttamente al secchio con l'acqua calda. Tanto c'era un goccio. Così lo butto via. Un'altra cosa che dimenticavo, faccio contento qualcuno, ho comprato i guantini, gli Spontex. L'ho preso perché dentro c'è il cotone. Ok? Ho deciso di mettere qualche goccina anche di T3. Lascia proprio un odore di eucalipto, ecco. Si sente proprio quell'odore lì. Melissa, eucalipto. Ragazzi, qualche goccina di T3 fa la sua. Non si sente l'ammoniaca quando ci metti T3, si sente proprio buon odore, buon odore. Io non sono amante dei vanigli, ecco. Se uno piacciono quegli odori un po' molto molto dolci, ecco, non fa per voi, ecco. A me piacciono queste profumazioni qua. Io di solito prendo lavanda o se no T3, ecco. Sono profumi un po' più fortini, ecco. Grazie.
È uno sgrassatore universale. Thank you.
prendo uno strofinaccio vecchio che ormai devo buttare via, lo taglio a metà, di un buon cotone, voglio dare un po' di cera qua sul marmo. Così ho un altro strofinaccio per la prossima volta anche. Quello dopo lo buttiamo via. La cera prendo questa qua. È trasparente. La cera la do ogni tanto perché vedo quando ha bisogno, perché la cera anche idrorepellente, così non rovino il marmo, ecco, anche se cioè, ha un po' di anni, ormai si è rovinato un pochettino, però
Va bene ragazzi, il mio video di oggi finisce qua e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!